Martedì 28 aprile ci troviamo a Firenze per il workshop di Infoprogetto organizzato da Action Group Editore in collaborazione con la Fondazione degli Architetti di Firenze. Si parla di contract, i luoghi del consumo pubblici e privati, soluzioni progettuali, allestimenti, arredo e materiali. Insomma, tanti temi, ma anche un'occasione per conoscere le aziende che hanno partecipato a questo workshop. Vediamo. Il marchio è Pietravera, quello che appunto già conosciamo da diversi anni, commercializziamo in Italia e in Europa già da 8 anni circa, però quello su cui vogliamo puntare, vogliamo dare l'accento proprio in questi eventi ai quali stiamo partecipando, è la linea Enigma e la Deco Design. Enigma nasce da l'idea di uno studio di architettura molto famoso, il quale appunto ci ha realizzato questa linea personalizzata per noi, e dove si prevede un connubio fra materiali pregiati, quindi pietra, ma non solo pietra, pietra particolarmente pregiata in quanto si tratta di marmi, dove praticamente abbiamo delle cave uniche al mondo, tipo del Made in Italy, come dicevamo prima, però l'abbinamento con il vetro, ma non un semplice vetro, un vetro lavorato artigianalmente da una manifattura che è tipica del nostro Made in Italy, ma non solo il vetro, abbiamo anche la pelle, abbiamo il legno, si può abbinare anche addirittura con la fibra di carbonio, e la stiamo spingendo molto sugli architetti perché prevede una personalizzazione molto accentuata questo prodotto, perché ognuno si può realizzare la parete a proprio piacimento con gli abbinamenti che desidera. Si può applicare come rivestimento principalmente, e quindi avendo come base il marmo ovviamente si può anche accompagnare col pavimento. Poi per quanto riguarda l'accessorio vetro, acciaio piuttosto che pelle eccetera eccetera, questo è personalizzabile su discrezione del progettista. Avete un altro anche prodotto di punta, ecco, quale sarebbe? Sì, allora è il Deco Design, praticamente si tratta di marmi pregiati, anche lì travertini prevalentemente, che vengono incisi con una tecnologia ad ultrasuoni, e anche lì si prevede una personalizzazione assoluta del prodotto, cioè noi proponiamo dei disegni base, però il progettista, ove volesse realizzare delle situazioni molto personalizzate, che ne so, incidere sulla pietra il logo di un hotel piuttosto che un disegno da lui stesso creato, questo è fattibile appunto con questa tecnologia ad ultrasuoni.